Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un fatto di cronaca davvero molto molto noto, in quanto tutti i programmi televisivi ne parlano. La notizia è stata condivisa ovunque, anche sui social network, ed è stata anche commentata spesso e volentieri in modo pessimo. Entreremo comunque nel merito nel corso di questo video. Io ve lo dico onestamente, mi sono tenuta lontana da questa storia perché ciò che venivo a sapere da vie traverse mi dava il volto a stomaco. Ma oggi sono qui e ho deciso di parlarvi di Alberto Genovese. Lui è un 43enne, nasce a Napoli e poco più che maggiorenne si trasferisce a Milano. In pochi anni si laurea alla Bocconi in economia e commercio. Subito dopo, per circa 7 anni, inizia a lavorare come consulente per diverse aziende, fino ad arrivare al 2008, quando Alberto Genovese inizia la sua attività da imprenditore, avendo la prima idea di compratore di assicurazioni. È così che nasce la startup Facile.it. Il progetto diventa realtà nel 2010 e Alberto Genovese ha un successo enorme. Arriva il 2014, quando Alberto Genovese vende il portale Facile.it per 100 milioni di euro, rimanendo inizialmente socio di una piccola quota. Pochi mesi dopo aver abbandonato Facile.it, fonda Prima Assicurazioni, un'agenzia di assicurazioni online. Nel 2016 nasce anche una piattaforma per la vendita di auto usate online. Arriva il 2019 e Alberto Genovese è definito l'imprenditore dell'anno. Oggi si dice che l'uomo abbia abbandonato ogni progetto imprenditoriale, cosa che è stata smentita da quarto grado, prima di essere arrestato. Ma andiamo con ordine, anche se immagino che sappiate già a grandi linee cosa sia successo in questa tragica vicenda. È la sera del 10 ottobre e nell'attico di Alberto Genovese, che si trova a pochi passi dal Duomo di Milano, si è tenuta una festa. Sì, è vero, eravamo tutti in lockdown, ma a quanto pare il lockdown per qualcuno non esiste e forse non è neanche mai esistito. In ogni caso, Alberto Genovese è un riccone ed è solito organizzare delle feste prestigiose nella sua casetta, che in quelle occasioni speciali si trasforma in una vera e propria discoteca. Vi sarete resi conto anche voi, tramite i video che impazzano sui media, che le riprese fatte a Terrazza Sentimento, il luogo in cui si è tenuta la festa ad ottobre, non appare proprio come una festicciola casalinga qualunque. No, sembra di essere in una discoteca fatta e finita. In queste feste prestigiose Alberto invita non solo persone importanti, come imprenditori e cantanti di successo, ma mette anche a disposizione dei suoi ospiti tanta Coca-Cola. Coca-Cola a volontà. E peraltro non c'è solo della semplice Coca-Cola, ma c'è anche la 2CB, un tipo di Coca-Cola dal colore rosa molto costosa e molto potente. Alberto la distribuisce su degli eleganti piatti neri e le persone che fanno parte di queste feste sono libere di farne uso, come sono libere di prendersi anche solo un'acqua tonica. Ma la notte del 10 ottobre succede un qualcosa di davvero molto molto grave. Per raccontarvi questa storia utilizzerò ovviamente dei nomi di fantasia e utilizzerò gli stessi nomi che hanno usato i media. Ad ogni modo, le protagoniste della nostra storia ora sono Vania e Laura. Sono due amiche e si incontrano al Duomo verso le 21 del 10 ottobre. Le ragazze quindi si dirigono verso la casa di Alberto Genovese e prima di salire a Terrazza Sentimento, le ragazze, come tutti gli altri invitati, sono obbligate a lasciare il telefono all'entrata, in modo che non vi siano video e foto delle serate private di Genovese. Inizialmente Vania e Laura assumono un po' di Coca-Cola assieme, ballano, si divertono, si trovano anche bene a chiacchierare con gli altri invitati della festa. Però quella sera c'è un problema. Alberto ci prova con entrambi in modo eccessivo, le perseguita. È evidente quale sia il suo obiettivo, le ragazze però non ci stanno. Quindi Vania e Laura verso le 10:30 decidono di andarsene via da questa festa. Scendono quindi al piano di sotto e cercano di andarsene. Ma Alberto appare dal nulla. Chiama un attimo Vania dicendole che gli deve dire qualcosa e prima che Laura se ne renda conto e possa fare qualcosa, Alberto trascina Vania nella camera padronale. A presidiare la porta della camera padronale c'è un bodyguard che ha l'ordine specifico di non far entrare nessuno perché in quella stanza ci sono oggetti di valore e Alberto Genovese vuole evitare che si verifichi un furto. Alberto porta Vania quindi in camera sua, una camera con un bodyguard che non permette l'accesso a nessuno, come vi ho già detto. E per di più la musica è altissima perché la festa sta continuando. Laura a questo punto non sa che cosa fare, quindi esce, prende il telefono, contatta un suo amico, gli spiega la situazione, gli dice che lei e Vania se ne stavano andando, ma Alberto si è preso Vania e se l'è portata in camera sua. Laura non se ne vuole andare così e quindi torna dentro, va di nuovo dal bodyguard e gli chiede nuovamente di farla entrare, perché lì dentro c'è la sua amica. Di nuovo il bodyguard le dice che non può entrare nessuno. Laura a questo punto ha solo una scelta. Si siede sul divanetto lì vicino e aspetta che Vania esca da quella porta da sola. Laura
su quel divanetto ci sta fino a mezzanotte e mezza, in quanto proprio verso quell'ora al bodyguard è stato dato un altro ordine. Alberto sta riposando e non vuole essere disturbato. Laura è stranita, ma non può far nient'altro che andarsene, anche perché a questo punto pensa che Vania e Alberto abbiano fatto qualcosa, ma in modo consenziente. Alberto intanto nella sua camera padronale fa assumere a Vania un'altra sostanza che non è Coca-Cola come lei crede. In realtà Vania con l'inganno fa uso di mischeta, che ahimè è allo stesso livello del GHB. Dopo aver intontito Vania, Alberto la lega al letto, collo, mani e piedi. La ragazza quindi è stordita, alterna piccoli momenti di lucidità a stati di totale incoscienza. E Alberto fa violenza su di lei, la tiene in quella camera per 24 ore di fila. Vania dice proprio che dalle 22.30 del 10 ottobre sino alle 20 del giorno successivo ha ricordi offuscati. Non ricorda cosa sia accaduto perché ha perso la lucidità. Vania di quella notte terribile ha solo dei flashback, non dei ricordi. Ha tipo delle fotografie sbiadite impresse nella sua mente. Anche perché quando riprendeva un barlume di lucidità ovviamente si opponeva, ma Alberto la obbligava ad assumere altra sostanza. Vania era legata e ha opposto resistenza anche per continuare ad assumere la sostanza. Vania dice più volte: non voglio, non voglio, basta, basta, sto male. Ma Alberto Genovese ha proseguito col suo intento. Vania il giorno dopo, appena Genovese la libera, ricontatta la sua amica Laura e dice che è successa una cosa gravissima, che sente che la sua vita è in pericolo e quindi le chiede di raggiungerla nuovamente vicino all'attico di Genovese. Laura, quando vede Vania, si rende conto che non ha i vestiti della sera prima, assolutamente no. Ha addosso una tuta nera di Alberto, che Vania tra l'altro si è presa un po' di forza perché Alberto non voleva ridarle neanche i suoi vestiti. Vania scoppia in lacrime davanti alla sua amica Laura, le dice che non ricorda cosa è successo, però il suo corpo sì, il suo corpo se lo ricorda. Infatti Vania ha dolori ovunque, è piena di lividi. È così che Laura la convince ad andare all'ospedale, quindi le due ragazze vanno insieme all'ospedale e chi visita Vania sostiene di non aver mai visto un qualcosa di così tanto crudele e raccapricciante. Vania, di conseguenza, che fa? Denuncia Alberto. E a questo punto entrano in azione degli elementi che inchiodano Alberto, in quanto delle videocamere hanno registrato tutto. Ebbene sì, perché Alberto nella camera con cui si è chiuso con Vania aveva una telecamera. Una telecamera che ha registrato tutte le santissime 24 ore. Tutte quante. Nella casa di Alberto in generale ci sono ben 19 videocamere. E infatti Alberto, dopo aver liberato Vania, la prima cosa che fa è mettersi in contatto con un suo collaboratore di nome Ivan. E gli dice letteralmente: pialla tutto, cancella tutto, passa un distruttore di file e fa che non sia recuperabile. Il suo collaboratore alla polizia sostiene di aver eseguito l'ordine, ma in realtà aveva cancellato i file solo da remoto e non quelli permanenti. Grazie a quelle videocamere, gli inquirenti non si ritrovano in mano solo le 24 ore di registrazione che Alberto ha passato con Vania, chiuso in camera, ma anche quelle dei precedenti 6 mesi. Infatti Genovese non aveva mica il classico sistema di videosorveglianza. Solitamente la telecamera registra per un tot di ore, poi cancella ciò che ha registrato per riregistrare al di sopra del filmato precedente. In questo caso però Alberto teneva tutti i video di sorveglianza di mesi. Perché mai? È una domanda che si sono posti in molti, in quanto tra quei video potrebbero spuntare fuori altre vittime. 6 mesi non sono mica pochi. A questo punto gli inquirenti riescono a risalire a una telefonata che Genovese ha fatto a sua madre, dicendo: mamma, domenica sarò ad Amsterdam e lunedì in Sud America. Tanto col jet privato non ho problemi. Alla faccia del lockdown. Tradotto, Alberto stava cercando di darsi la gamba e di scappare. E invece questo viaggetto è stato bloccato dalla polizia, che si è presentata educatamente alla porta di Alberto Genovese, chiedendogli di aprire. Alberto si è addirittura rifiutato e quindi la polizia gli ha risposto: Alberto, guarda, la situazione è facile, o apri tu o sfondiamo la porta. Alberto a questo punto dice: vabbè, dai, li apro. E quindi apre la porta alla polizia. In casa sua, anche dopo una perquisizione sommaria, la polizia trova praticamente la scorta del secolo delle sostanze. Avete visto per caso il film The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio? Il soggetto è pressoppoco poco lo stesso. Sostanzine a volontà. Infatti gli inquirenti hanno trovato una cassaforte con all'interno una scorta di 40 grammi di Coca-Cola più una scorticina di 40.000 euro, un diamante e un sacco di giocattoli per fare le cose estreme. Alberto quindi viene arrestato per sequestro di persona, per detenzione e distribuzione di sostanze, per lesioni e violenza intima. Finisce nel carcere di San Vittore. A questo punto arriva la versione dei fatti raccontata da Alberto Genovese e direi che la sua versione dei fatti è alquanto agghiacciante. Ma ve la leggo subito. Alberto dice queste parole: è stata una spirale che mi ha messo sempre più in difficoltà, quella delle sostanze. Quando ne faccio uso ho allucinazioni.
Lo faccio da 4 anni, ossia da quando ho perso ogni ruolo operativo nelle mie società. Cosa non vera. Ma vabbè. Ora non sono più quello di prima, un grande lavoratore che ha costruito un impero dal nulla. Assumo anche 3-4 grammi di Coca-Cola al giorno e faccio casini, faccio cose di cui non ho il controllo. Alberto continua dicendo, spero di non aver fatto cose illegali e spero di non farle. E qui io sono rimasta un attimino basita, ha detto Alberto. Come spero di non fare cose illegali? Anche prima della violenza stavi comunque facendo delle cose illegali. Continua dicendo, non ho la percezione del limite tra legalità e illegalità, è una cosa di cui non vado fiero. Qui aggiungo un piccolo parere personale. Alberto inizia a studiare le linee guida per essere definito un essere umano, perché per me non sei un essere umano, sei una bestia. Alberto comunque continua dicendo, vorrei uscire, non avrei mai immaginato di finire in carcere. Vorrei smettere di far uso di queste sostanze, ripulirmi. La mia vita per l'80% è sana. Fermi un attimo, anche qui mi permetto di dissentire. Alberto, hai detto fino a 4 minuti fa che assumi una quantità di sostanza giornaliera immonda. Posso sapere con esattezza come puoi considerare la tua vita sana all'80%? Se per tua stessa ammissione ti impizzi dalla sera alla mattina? Alberto continua a dire le sue fesserie e dice, sono una persona a posto che non farebbe mai nulla di male. Voi avete scavato solo nella parte cattiva della mia vita, ma per il resto io sono una brava persona. Se non uso sostanze, non faccio nulla di male. E qui mi ricollego al dissenso che ho espresso poc'anzi. Quest'uomo ha detto, aiutatemi, sono in una spirale, non riesco ad uscirne. È un incubo, faccio uso di sostanze ogni giorno, ho le allucinazioni. Però, quando non assumo sostanze sono una brava persona, La mia domanda è, esattamente quando non assumeresti sostanza, Alberto? In che momento? Quando dormi? Se dormi, immagino sempre con svariati aiutini? Beh, Alberto, sappi che anche i più spietati assassini quando dormivano erano innocui. Te la butto lì. Alberto continua e dice, nella mia percezione della serata, con la ragazza, noi eravamo innamorati ed io ero convinto che avevamo passato una nottata bellissima. Immediatamente dopo l'arresto ho chiesto ai miei avvocati di contattare la vittima. Se le ho fatto del male è giusto che la risarcisca. Quello che è successo, ripeto, è colpa dell'uso della sostanza. Io non volevo fare del male a quella ragazza. Come fai a dire che la tua vita è per l'80% sana? Questa dichiarazione non ha né capo né coda. Non ha senso. Comunque Alberto continua dicendo, se è vero ciò che mi contestate, non ho fatto una bella cosa. Ho bisogno di essere curato, anche se mi sento una persona totalmente sana. Trovatemi la logica in tutto questo, vi prego, perché io non la riesco a trovare. Non la riesco a trovare. In tutto questo, il GIP, ossia il giudice, ha confermato il fermo per Alberto, in quanto un soggetto pericoloso e con tanti soldi. Insomma, l'idea che l'uomo possa provare a donare soldi alla ragazza che ha subito violenza per farle cambiare la versione dei fatti, per il giudice è una sicurezza. Poi c'è la reiterazione del reato. In pratica, se Genovese venisse allontanato dal carcere, è molto probabile che commetta lo stesso identico reato. Ma ora vi leggo le parole del giudice, che direi siano molto più esplicative. Il giudice dice, Alberto Genovese ha manifestato una spinta antisociale elevatissima ed un assoluto disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne. La sua personalità viene ritenuta altamente pericolosa, giacché del tutto incapace di controllare i propri impulsi violenti. È pertanto elevato il pericolo che tale propensione possa trovare sfogo in altri fatti illeciti dello stesso tipo o di maggiore gravità. Alberto Genovese ha agito prescindendo dal consenso della vittima, palesemente non cosciente, tanto da sembrare in alcuni frangenti un corpo privo di vita, di cui l'uomo ha abusato come se fosse una bambola di pezza. Ed anche quando la vittima ha ripreso un barlume di lucidità iniziando a opporsi sino ad implorare il suo aguzzino di fermarsi, lei non è stata ascoltata dal carnefice che imperterrito ha proseguito nel suo intento. Perché vi dico tutto questo, ragazzi e ragazze? Ebbene, perché poco dopo la denuncia di Vania, un'altra vittima è spuntata fuori per davvero. La chiameremo Anna. Lei ha 23 anni. C'è da considerare una cosa molto importante. Anna non va a denunciare Alberto quando già la notizia di Vania è sui giornali, ma ha sentito che appunto questa ragazza ha denunciato e avendo anche lei partecipato alle feste di Genovese sa benissimo che cosa accade in quelle feste e sa benissimo cosa sia accaduto a lei in una festa di Genovese. Ecco perché va dagli inquirenti e confessa. Confessa di aver subito anche lei una violenza
a luglio da genovese a Ibiza, in una villa enorme affittata da lui chiamata Villa Lolita. Anna quindi racconta la sua storia. La prima frase che dice, per quanto mi riguarda, è raccapricciante. Perché a questo punto non siamo solo davanti a un uomo molto pericoloso come Alberto Genovese, ma a una schiera di persone che sapevano perfettamente cosa faceva e puntualmente lo coprivano sempre. Anna dice che tutti quelli che stavano attorno ad Alberto sapevano cosa fosse successo. E poi parte con il suo racconto. Anna dice che dal 1 al 12 luglio è stata ospite in, appunto, delle case affittate da Alberto a Ibiza. La ragazza precisa che sono presenti anche altre persone in quel caso e le descrive come Di, la fidanzata storica di Alberto, alla quale è molto legato platonicamente parlando, e una sua cugina di nome G. Alberto dice ad Anna della sua fidanzata storica che li lega un affetto platonico. Non avrebbe mai fatto cose con lei in camera da letto, in quanto, parole di Alberto, era brutta e vecchia e troppo fastidiosa perché troppo intelligente. Parlava troppo. Anna sostiene che nei primi giorni di vacanza sono stati in una villa. Poi il 4 luglio si sono spostati a Villa Lolita perché era più grande. Arriva la notte tra il 9 e il 10 luglio, quando Alberto organizza una festicciola delle sue. Ed ovviamente a questa festicciola partecipano anche delle persone esterne alla casa. Ma non è finita qui, perché spunta un'altra ragazza, la presunta fidanzata di Alberto Genovese, ossia Sara. Alberto e Sara in quella notte di luglio invitano Anna a seguirle in camera promettendole delle Coca-Cola. Anna sottolinea che si è fidata ed è andata con loro perché c'era anche Sara. Ma da quando entra in camera anche per lei inizia l'inferno. Sia Sara che Alberto fanno assumere ad Anna una sostanza di colore rosa. Sembra Coca-Cola, ma in realtà non lo è. Anna non ricorda anche lei nulla. Ma viene a sapere dopo questa terribile notte che dopo 6 ore a portarla fuori di peso da quella camera sono stati Sara e Alberto. I due hanno detto agli invitati della festa di dar da bere qualcosa perché aveva esagerato un pochetto. Quindi le persone presenti cercano di farle bere acqua e limone per farla riprendere e Anna, quando si riprende, sbarra gli occhi di colpo e tutti vedono chiaramente che ha un occhio, una pupilla totalmente girata al contrario. Immaginate quante sostanze sia stata data anche a questa ragazza, probabilmente inizialmente con l'inganno e successivamente costringendola. La storia quindi si ripete, ma qui credo che la situazione si faccia ancora più agghiacciante. Arriva il pomeriggio del 10 luglio, Anna si sveglia e sta male. Appena va in bagno a far pipì sente chiaramente che brucia, si guarda e nota che ha il medesimo top di seta che ha indossato durante la festa, però è strappato. Non trova né il suo reggiseno né le sue scarpe. Anna ha tanti lividi evidenti sulle braccia e un forte dolore ai polsi, tanto che non riesce neanche a ruotarli. Sottolinea che non ha sentito particolari bruciori intimi prolungati, ma aveva dei dolori diffusi in tutto il corpo, che le hanno dato la netta sensazione di aver subito una violenza. Anna, a mio parere, dice una cosa davvero agghiacciante, ossia, secondo me tutti gli ospiti di quella casa sapevano tutto, tranne me, ma non ne ho la certezza. So solo che ad un certo punto Sara, ossia la fidanzata di Genovese, è venuta a chiedermi scusa dicendomi letteralmente scusa, mi dispiace, non ha però specificato il motivo per cui si stesse scusando. Quella sera tutto il gruppo ha organizzato una cena in un locale alla quale io e la mia amica non abbiamo partecipato perché non siamo state invitate. Cosa succede a questo punto? C'è rientro a casa. Il 16 luglio Anna e una sua amica si dirigono in un ristorante con un loro amico ed è lì che Anna incontra un conoscente di nome Pier Giorgio, legato anche lui in qualche modo a Genovese. Questo Pier Giorgio attende che Anna si allontani dal tavolo. Quando la vede dirigersi verso il bagno, la segue e la abbraccia. Pier Giorgio le dice: queste sono brutte persone che pagheranno. E continua a dire frasi come ad intendere che abbiano fatto del male ad Anna ma che lei non possa ricordarselo. Pier Giorgio dice ad Anna che non c'è bisogno che dica nulla, ma quelle persone facevano schifo. Pier Giorgio dice ad Anna che lei e la sua amica non si devono fare incantare dalla promessa della bella vita, perché il loro scopo è quello di fare del male, quello di ferire. Anna a questo punto gli chiede delucidazioni perché lei non ha detto nulla a nessuno. Pier Giorgio risponde in modo vago dicendo: Anna, non importa come lo so, ma sappi che tu non hai colpe. Il 1 agosto Anna manda a Sara un messaggio di auguri per il suo compleanno e questo significa che ancora non ha preso coscienza di ciò che le è successo. Inizia però ad avere dei dubbi quando le persone che incontra, legate a Genovese, le dicono con dispiacere che sono al corrente di ciò che le è capitato, ossia Alberto le ha fatto così male che tutti l'hanno ritrovata in un bagno di sangue. Le persone consigliano alla ragazza Anna di denunciarlo. Anna sostiene di aver conosciuto Alberto durante una festa
tanto per cambiare, a Terrazzo Sentimento nel maggio del 2020. La prima volta che è andata da lui, Alberto l'ha invitata ad andare nella stanza degli ospiti, al piano inferiore, per consumare della sostanza. Anche in questo caso Alberto ci ha provato con lei, però lei si è rifiutata. E anche quella sera ha notato che Alberto trafficava con dei sacchetti con dentro diverse polverine. Anna sottolinea che anche in quell'occasione l'uomo la sua dose la teneva in un piatto, mentre la dose per Anna era in un altro piatto. Quindi di fatto Anna, anche in quel caso, potrebbe aver fatto uso di una sostanza diversa da ciò che credeva. Ha quindi usato la moderazione, si è resa conto che l'effetto che le dava non era quello solito e quindi si è dimostrata molto reticente. E in quel caso Alberto si è fermato. Però, secondo ciò che l'uomo dice ad Anna, la situazione a mio parere è ancora più preoccupante, perché Alberto dice che per lui il periodo migliore di una ragazza va dai 13 ai 17 anni. Secondo lui, dopo i 23 anni, le donne sono tutte inguardabili. Alberto sostiene che non potrebbe mai andare in camera da letto con una donna superiore ai 25, massimo 26 anni. Anche la sua fidanzata del momento, sia Sara, ad Alberto le piaceva perché era stupida. Non gli rompeva le balle, permettendogli di fare qualsiasi cosa. Anche fare cose con altre donne insieme a lei. Anna aggiunge che nell'appartamento di Genovese c'è uno stabile che l'uomo usa esclusivamente per fare cose con ragazzine. Poi c'è la cosa anche peggiore. A quanto pare questo uomo compra sul dark web video di violenze fatte su ragazze giovani. A questo punto spunta come un fungo in questa storia l'unica persona vicino ad Alberto che ha voluto metterci la faccia, ossia Daniele Leali, il quale dice che Alberto appariva come una persona normale, ovviamente sfarzosa, ma lui, il suo più grande amico, lo definisce normale. Ebbene, nella nostra storia Daniele Leali è importante perché è lui che fa le liste, è il suo lavoro, e quindi era lui che aggiungeva le varie ragazze in lista facendole entrare alle feste di Terrazza Sentimento. Qui a me nasce una domanda: possibile che questo uomo tanto amico di Genovese non avesse idea della sua condotta? Visto che nel caso di Anna, a quanto pare, le persone attorno a Genovese sapevano tutto, come può lui, un suo amico, non sapere assolutamente nulla delle abitudini così malate di Alberto? Io a questo punto credo che in questo caso ci sia un'omertà pazzesca. In egual modo spero che questa omertà non continui ad esserci in presenza delle forze dell'ordine durante gli interrogatori. La cosa che più mi ha fatto incavolare, ma davvero nera, sono tutte le persone che hanno dato la colpa alla vittima. Per di più, con prova alla mano, ci sono i video. Quante ragazze si sono trovate a denunciare senza avere giustizia perché non c'erano prove? Quante ragazze, quando sono andate a denunciare, si sono sentite dire dagli inquirenti: ma signorina, lei com'era vestita? Ah, aveva la minigonna. E perché girava da sola in città a mezzanotte? Non è sicuro. Ma poi, è sicura che in qualche modo questo ragazzo lei non l'abbia istigato? Ebbene, in questo caso la crociata contro Vania mi risulta alquanto inutile. Perché certo, possiamo creare una discussione sul perché delle ragazze così giovani vanno ad infilarsi in degli ambienti simili. E la risposta per me è ovvia. Le feste di Alberto erano altolocate. Di conseguenza partecipavano anche persone famose. Probabilmente queste ragazze andavano alle sue feste per avere una possibilità, per farsi notare. È risaputo che Alberto durante le sue feste scegliesse delle ragazze per poi appartarsi con lui. Va bene, non c'è nulla di sbagliato in questo, se le ragazze erano consenzienti. Il punto è che Vania non era consenziente, questo è il problema. Un uomo, per quanto mi riguarda, può essere lo sciupa femmine più famoso del mondo, ma se approccia le ragazze e fa cosa con loro in modo consenziente, non vedo dove stia il problema. Ho sentito persone dire: ma ragazze, dov'è che andate? Che ambienti frequentate? Posso anche essere d'accordo su questo fatto, ma qui, a mio parere, il punto focale è un altro. Io, Silvia, posso scegliere di andare ad una festa e assumere sostanzine a volontà. Questo non significa che qualcuno possa scaraventarmi in una stanza, chiudermi dentro e farmi del male per 24 ore di fila mentre non sono cosciente. Aggiungo anche un'altra ipotesi. Io, Silvia, posso andare ad una festa, far uso di sostanze e appartarmi volutamente con qualcuno. Ma se io, per un qualsivoglia motivo, ad un certo punto dico: no, ti devi fermare, tu, uomo, ti devi fermare. Poco importa se siamo già a letto, senza vestiti, se abbiamo già iniziato a fare qualcosa. Se io cambio idea e nego il mio consenso, tu non puoi far altro che dire: ok. Niente di più. Non sopporto chi dice: beh, questa ragazza dovrebbe ringraziare di essere tornata a casa con le sue gambe per poterlo raccontare. E sì, questi sono commenti che davvero ho letto. E qui io mi chiedo: ma seriamente? Svelo l'arcano, a me la Coca-Cola l'avranno offerta una cinquantina di volte, anche in dei locali assolutamente normalissimi. Io ho sempre detto di no, perché mi spaventa tantissimo, ma se l'hanno offerta a me, che non sono nessuno, un motivo valido ci sarà. Pensiamoci
Evidentemente la sostanza gira. Gira ovunque, specialmente nelle feste un po' così per i ricchi a Milano. Tutte le feste private o minimo altolocate sono così. Non si scappa da questa realtà. Ora sia Vania che Anna avranno un trauma così grande da dover superare che forse avranno bisogno di anni e anni di terapia, di psicologi, per potersi fidare ancora di qualcuno. Vania lo dice che ha paura di dormire da sola nel letto, ha paura addirittura di suo padre, di sua madre, ha paura quando la svegliano, perché si sveglia sempre di soprassalto, è sempre spaventata. Insomma, Vania è distrutta, letteralmente distrutta. E qui io mi chiedo, ma davvero dopo tutto quello che è uscito fuori da questo caso, alcune persone sono ancora in grado di dare la colpa alla vittima? Perché poi? Perché quella sera ha fatto uso di sostanze? Ma siamo seri? E per inciso, se obblighi una ragazza non lucida ad avere un rapporto, è un aggravante! È un aggravante! E no, non esiste dire, ma se vai in quei posti lì, cacchio, te lo devi immaginare. Cosa ti devi immaginare? Devi immaginare di subire una violenza per forza? Te lo devi aspettare? Ricordo un altro commento di una signora su Facebook che ho letto che scrive: alla sua età di certo non mi infilavo in situazioni simili, questo le sia da lezione. A casa alle 11 di sera e queste cose non capiterebbero. Ora, a parte che io a casa alle 11 di sera non ci tornavo neanche quando avevo 15 anni. In secondo luogo, fatemi capire, le persone subiscono violenza dalle 11 di sera in poi? Scatta un allarme? Scatta un coprifuoco? Io non credo, quindi questo commento mi pare di una bassezza incredibile. Commento che peraltro ho letto sotto una delle tante notizie che hanno circolato su Facebook. Quindi io mi sono chiesta, questa signora vede l'articolo, lo apre, legge le cose indicibili che Alberto Genovese ha fatto a Vania e in un commento riesce solo a dire, io alla sua età ero migliore perché in queste feste non mi ci infilavo. Parte signora che noi non ce ne frega una fava. Complimenti per il tatto! Complimenti per il tatto! Merita un applauso! Complimenti! Inutile dirvelo, io spero che in questo caso Alberto Genovese venga messo in carcere sul serio e che sconti una pena severissima, non severa, severissima. Spero che paghi per quello che ha fatto con queste due ragazze, ma la cosa, a mio parere, pure peggiore, che gli inquirenti stanno passando al vaglio tutti i vari video delle sue telecamere di videosorveglianza e coprono un arco di tempo di 6 mesi, quindi potrebbe uscire una terza, una quarta, una quinta, una sesta vittima. E in questo caso la mia domanda è, quale sarebbe la reazione? Cambierebbe? Oppure anche loro se la sarebbero cercata? Quando si infilerà nel cervello di alcune persone che una vittima di tal tipo resta una vittima, anche se aveva assunto sostanze, anche se era andata ad una festa, anche se aveva la minigonna, anche se inizialmente ha accettato di avere un rapporto, ma poi si è rifiutata. Detto questo, ragazzi, questo video l'ho fatto principalmente per sfogarmi, lo ammetto, perché inizialmente la notizia mi ha davvero scioccata, ci sono rimasta davvero davvero male, non so come altro dirvelo, cioè ci sono rimasta malissimo. Poi però ho iniziato a leggere questi commenti in giro e mi sono incazzafuttita ancora di più, ma da morire, perché non è possibile che le persone non riescano ad identificare una vera e propria vittima e riescano sempre in egual modo a giustificare invece il colpevole. Alberto Genovese è un sadico, ok? E la persona che dovrebbe essere in carcere, e che è in carcere, e che dovrebbe scontare una pena ben ben lunga, è lui. Vania e Anna sono due vittime che hanno subito una violenza da questo uomo, perpetrata per ore, e peraltro Alberto Genovese le ha pure stordite con l'inganno. Quindi è ancora peggio, questo è un aggravante. Detto questo, ragazzi, io ho finito di incazzarmi in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento, però sono anche curiosa di sapere le vostre opinioni. Fatemele sapere qui sotto nei commenti, specialmente per come le persone hanno reagito a questa vicenda, perché insomma la vicenda in sé per sé è ancora un po' fumosa, è necessario continuare a indagare, gli inquirenti infatti stanno continuando a indagare, ed è possibile che esca fuori qualcosa di davvero orribile. Questa potrebbe anche essere solo la punta dell'iceberg. Rendiamocene conto. Detto questo, io ho finito di sproloquiare in questo video. Ripeto, sono curiosa di sapere la vostra opinione, quindi scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.